Passiamo all'interrogazione 584 del 26/2016, interrogante Rosa. Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per il conferimento di 2 incarichi professionali consulenziali di supporto alla Fondazione Lucana Film Commission. Consigliere Rosa, tutta la premessa che alla risposta all'interrogazione il direttore Leporace mi ha inviato, poi se vuole gliela darò in copia. Dico in sintesi. 1. Dice Leporace, nelle premesse sovrastanti si è provveduto a esplicitare quale sia stato l'iter motivazionale ed amministrativo dell'avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per il conferimento di numero 2 incarichi professionali consulenziali di supporto alla Fondazione Lucana Film Commission ed anche lo stato dell'arte ad oggi. Non rientra tra i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sospendere l'avviso di cui all'oggetto, essendo la Fondazione un ente di diritto privato dotato di propria autonomia gestionale. Sto leggendo. E io chiedo... Certo, la risposta... No. Prego per la replica, consigliere Rosa. Presidente, io dalla sua risposta esumo 2 cose. Uno, che lei nella risposta ci viene a leggere la lettera che manda Leporace, che scrive per suo conto, e sostiene che il Presidente della Regione non può sostanzialmente influenzare quelle che sono le decisioni della Fondazione Film Commission. Questo... Presidente, se poi per cortesia mi dà la copia della lettera, perché se Leporace ha scritto quelle cose, io... Sinceramente, da Presidente di Regione mi sarei sentito leggermente toccato rispetto alla risposta che gli ha dato. Poi un'altra questione che a me fa sorridere, come se nel Consiglio Generale dei Soci della Fondazione non ci sta la Regione Basilicata. Quindi dice, il Consiglio Regionale dei Soci, Regione, socio di maggioranza, diciamo totalitario, non lo ricordo me, ma evidentemente c'ha l'ultima parola su tutto, dice alle Leporace fai le gare, devo ricostruire in questi fai questi avvisi, che non sono così come lei ha sostenuto, Presidente, che non sono come lei ha sostenuto degli avvisi, dei bandi in cui sono state fatte delle selezioni. Qua si è fatta una procedura comparativa, cioè la gente ha mandato il curriculum rispetto a dei requisiti che sono stati richiesti e il direttore Leporace ha detto ci sono i requisiti, sì o no, scelgo io alla fine chi è nei requisiti. Cioè voglio dire... Alla fine diciamo quello che è, no. Lei nella sua risposta, Presidente, ha confuso un po' le questioni. Non so se le ha confuse ad arte o perché non conosce, ma ha confuso un po' le questioni. Perché qui, in questo momento, non parliamo di una procedura selettiva rispetto ad un concorso, ma parliamo di procedura comparativa, dove sceglie il direttore della Film Commission. È caso strano, l'esito di questa selezione si è visto, perché su... 28 partecipanti, direttore, presidente, su 28 partecipanti, tutti tranne 2 sono stati esclusi per mancanza di requisiti. E quindi, caso strano, l'unico portatore dei requisiti è un certo Timpone, che era anche già vice direttore della fondazione, e quindi, caso strano, aveva quei 3 anni di requisiti che veniva richiesto nella procedura selettiva. Vuoi dire allora, presidente, che quando si fanno i bandi ad personam è evidente che uno ci dovrebbe riflettere, Presidente. Presidente, io le sto dicendo che caso strano Timpone è l'unico che aveva requisiti. Io le sto dicendo questo, le sto dicendo che l'unico dei 28 partecipanti Timpone, Presidente, io lo sto dicendo a microfono, non ho problemi. Allora, Presidente, io dico quello che ritengo di dire, non quello che mi dice lei. Io sto dicendo che dei 28 schede l'unico che aveva i requisiti insieme a un altro era Timpone e che Leporace, rispetto a questa procedura comparativa, sceglieva lui alla fine fra quelli che tenevano i requisiti. Questo io sto dicendo.
e Timbone Casostrano era già nella struttura e Casostrano teneva quei 3 anni richiesti da quel bando. Questo ho detto e questo ripeto. Presidente, qua è la stessa cosa di prima, no? Il collega Perrino, voglio dire, prima il comando, io voglio ricordare, collega Perrino, che una di quelle persone fortunate assunte a tempo determinato al bando dell'Appennino si trova oggi a lavorare nella segreteria del presidente Pittella. Allora voglio dire, di cosa ci scandalizziamo? Diciamo le cose, che loro assumono, Casostrano, persone, dopo 15 giorni, perché dicono che hanno necessità nell'ente, dopo 15 giorni queste persone vengono comandate in regione e la regione dice sì, accettiamo il comando, perché la regione nel rapporto parco dei comandi dice sì o no. Non può sapere da quanto tempo sono stati assunti, stranamente. Però, caso strano, uno di quei comandi lavora nella segreteria del presidente Pittella e dalle notizie apparse dappertutto era capo della sua campagna elettorale. Allora, voglio dire, presidente, se voi pensate parco, comandi, film commission, che le persone in Basilicata hanno anche ancora la nera al naso, vi sbagliate completamente. Ma voi pensate che le persone sono così stupide da non capire che certe cose vengono fatte in una certa maniera perché devono cogliere certi obiettivi? Allora, presidente, si abbia almeno il coraggio di dire o di fare le cose, di dire noi vogliamo fare così e non tentare di nascondere quello che si vuol fare, i veri obiettivi che si vogliono raggiungere dietro procedure messe in campo ad arte per poi facilitare sempre i soliti amici. E questo è un dato. E il problema sapete qual è? Che noi stiamo ponendo da tempo, che voi non date la possibilità a nessun giovane lucano che è fuori dai vostri schemi di poter avere una speranza di poter collaborare con l'ente regione e con i enti strumentali. Una cosa, oggi evidentemente parliamo di film commission e parliamo di tutte le fondazioni, capogruppo Cifarelli, voglio ricordare che esiste una legge della regione Basilicata che in questo momento questo governo regionale non sta rispettando, e di preciso, collega Cifarelli, quello di inoltrare alla commissione bilancio e programmazione i bilanci delle fondazioni. Abbiamo approvato una legge in consiglio regionale e i bilanci delle fondazioni che la giunta regionale per il controllo da parte del consiglio dovrebbe mandare in commissione è oltre un anno che non li manda. Allora la domanda è questa: una dimenticanza o lo si fa arte anche le stesse cose che stiamo facendo per le assunzioni? Collega Rosso, ho acquisito questo dato che lei chiede e provvederò come Presidente del Consiglio regionale a verificare la norma e a verificare se ci sono bilanci che devono essere mandati alla... Per fatto personale, Presidente, è anomalo sulle interrogazioni, però se c'è questa cosa, se vuole la parola, 3 minuti, 3 minuti glieli do. La parola al Presidente Pittella. Vorrei cortesemente, ufficialmente, la registrazione dell'intervento del consigliere Rosa, perché voglio valutare negli estremi di tenuta. Va bene, questa è una cosa che poteva chiedere anche senza acquisite il verbale e trasferitelo all'ufficio di presidenza. State collega Rosa e Presidente Pittella, state tranquilli, passiamo alle interrogazioni. Presidente, lei...